Questo te lo faccio io. Ma quante sono? Se mettessimo un po' di latte, il secondo saggio lo pucciamo? Se vuoi sì. Facciamo. Ce l'hai? Eh sì. Latte di cosa? Di capra sarda. Prendilo. Amici, buongiorno. Oggi video a tema supermercato. In particolar modo andremo a provare e testare tutte le merendine della Mulino Bianco. Non l'abbiamo mai fatto, perciò direi che è arrivato il momento. Ce ne saranno tantissime, oggi penso che staremo male da quante ne proveremo, ma chi se ne frega, siamo disposti a fare questo per voi. Ci vediamo direttamente lì. Eccoci qui, sezione merendine. Tutte quelle gialle sono quelle della Mulino Bianco. Sono tantissime. Guardate qui, le ho già messe tutte qui dentro. Tipo il trancino non l'ho mai provato in vita mia. Sono curioso di provarle. Vediamo. Qui invece ci sono tutti i biscotti Mulino Bianco. Fateci sapere qui sotto nei commenti se volete un altro video in cui li proviamo tutti. Totale speso 41,45 euro. È tempo di andare ad assaggiare tutte queste merendine. Mi viene già la nausea. Eccoci qua ragazzi, circondati da merendine Mulino Bianco. Sei contento? Sì, tu? Anche. Ma quant'è che non mangi le merendine Mulino Bianco? Dagli scorsi video che abbiamo fatto. Esatto. Allora, ho controllato, non abbiamo mai realizzato un contenuto a tema Mulino Bianco. Volevo prendere tutti i prodotti, ma poi nel momento in cui mi sono accorto che già le merendine erano tantissime, 4, 6, 8, 10, sono 14, tipo una roba del genere, ho detto fermiamoci le merendine. Mi sono girato, c'erano i biscotti, sono ancora di più. Quindi magari un giorno, magari faremo un video, se le persone a casa lo vogliono, sui biscotti della Mulino Bianco. Anche lì quanti ce ne sono? Tantissimi, okay. Non lo so, 20 forse. Oggi merendine, abbiamo tantissime. Crostatina alla bicocca, i flauti, le nastrine, poi qualcosa c'è, i pangoccioli, la quarkcake. Ieri racconta, mi sono imbattuto in un TikTok e ci hanno rubato l'idea. Chi? Era Mulino Bianco, no, è venuta fuori la nuova pubblicità degli Oro Choc integrali. Ma è nuova quella pubblicità? Sì, è vera, non ci credo. Choc-Oro. Choc-Oro si chiamano adesso? Sì, sembrano i Choc-Oro, presente? Prova anche Choc-Oro, il nuovo frullino integrale al cacao Oro Santi. Ma pensa a te, ce l'ha rubata, dai. Ha rubato, vogliamo i diritti. La CIA della pubblicità. Ci sono sempre chiamati Oro Choc. Quelli integrali Choc-Oro. No, Choc-Oro. Quello che dici di più, Choc-Oro. E silenzio adesso, ogni volta che lo dirai, adesso potrebbe essere. O era una roba montata. No, non credo. Non so, sembrava vera. Anche sì, quello che ti ho mandato ieri. Mi sembrava vera. Va bene, detto ciò ragazzi, io direi di iniziare uno ad uno ad assaggiare tutte le merendine che abbiamo qui davanti. Vado. Buona degustazione a noi. A noi. Fateci sapere qui sotto nei commenti qual è la vostra merendina della Mulino Bianco, in questo caso preferita. Ma queste sono speciali però, Alcuni sono speciali. Vado? Vai. A caso? A caso. Iniziamo subito con una confezione che io non so quante ce ne siano qui dentro. Cos'è sta roba? Il tiro mancino. Tiro mancino. Il trancino. Questo non so neanche se l'ho mai mangiato. Mai mangiato io. Il trancino. Però sarà incredibile. Sarebbe qui. Oh, mi escono su TikTok. A te piace. C'è il tipo che fa la cosa così di latte e ci mette tutte le brioche. No. Dai. No, te lo giuro. Ma quante sono? No, ragazzi. Vai, dadda. Questa è buona, Riccardo. Questa. Ma non ricorda un po' la... No, le ho mangiate adesso che mi... Questa? L'odore, sì, sì. Proviamo. Non si fa con il latte. Come facciamo a tirare più di un morso? No, ce perché sono 15, sono tantissime. Ma ascoltami. Buonissima, si sente il cioccolato, un po' lapposa però. Se mettessimo un po' di latte, il secondo saggio lo pucciamo? Se vuoi sì, facciamo. Ce l'hai? Eh sì. Latte di cosa? Di capra sarda. Prendilo. L'assaggiamo sia non pucciata che pucciata. Pucciata. Allora ragazzi, ma cos'è sta maschietta qua? Neanche le mucche bevono. A parte che le mucche bevono il latte, certo. Ora fanno e basta. Lo bevono. Sentiamo col latte. Forse è troppo forte il sapore del latte.
ci sta perché si ammorbidisce un po', nemmeno la posa. Vuoi provarlo col caffè latte? No, basta, con quante cose. Prendi la maionese. Voto! Voto e 7,5 il tiro per il centrancino. 7,5, un bel 7,5 meritatissimo. Andiamo avanti. Dai! Cambiamo tipologia. Quark cake. Non so manco cosa sia, mi ricordano le camilline. Sì, un po' sì, ma è una le torta unica o sono piccole? Sono 6. Ah, sono 6, vediamo. Che belle così. Una a te, una a me. Bellissime. Ma, no, vabbè. Pure il vassoio. Ma cos'è? C'è il vassoio. No, queste io non le ho mai mangiate, sono sicuro. Ragazzi, sono bellissime da vedere. Questa è buona, eh. Questa non la cucciamo, sì. È tipo, sì, cucciamo tutto dopo. Un tutto. Morso senza, un morso con. Questo te lo faccio io. No, vabbè. Qua si può dire che hanno cagato fuori dal vaso i ragazzi della Murino. Dentro c'è poi quella crema al limone. Questo fa finirla. Vuole che non ce la facciamo, finiscila, smettila. Voto di questa? Oh, qua alti, eh. 8,5, 9 meno. 8,5. È veramente buona, eh. Non so se ci sarà qualcosa di più buono. Dici? Questa anch'io. C'era anche al cioccolato? 8,5 anch'io comunque. Quel qualche cake c'è anche al cioccolato, magari. Pensa così. Cacao mi sembra, c'era. Sarà cremina così di cacao. Sì. Però il limone è buono, quanto è cremoso. Fresca. Tanta, infatti, in realtà andrebbe gustato fresco. Quindi non abbiamo neanche provato il suo massimo potenziale. Ah, in frigo? Sì. Cioè, era così esposto, sì, ma sì, prima sì. Di mangiarlo dovresti metterlo in frigo. Un altro applauso qua perché... Complimenti. Oh, mulino bianco, tanta roba. Vabbè, oh. Terza merendina della giornata. Bon treccia. Questa è friulana. Con frutta e grano saraceno. Questa vai. Forse è la cosa più sana. Sì. Della giornata. Sì, una delle più sane. Minchia. Non so se saprà di niente. Ah, proprio una treccia, una briochina con canditi. Cosa sono? Sì. Mirtilli di mirtilli rossi. Mirtilli rossi. E farina integrale. E farina integrale, vero? Uova fresche. Pure le uova ti ha messo. Perfetto. Ah, proprio è più compatta delle altre. L'odore è buono, eh. Io forse vado già all'impucciamento. Sì, perché sennò. Buono, ci sta. Si sente che è integrale. Sì. E non mi dispiace, sinceramente. Ci sono quei frutti di bosco che ogni tanto si sentono. Ragazzi, poi questa è zero carboidrati, zero grassi, sì. Proteine 50. Sì, bravo. Caprioche. Sì. Cioè, però grassi 2 grammi. E basta. Sì. Poi? Carboidrati 18, vabbè, ma c'è la farina. Fibre 2 e proteine 3. Salute, dai, salutare. Sì. C'è tanti carbo, però vabbè, ci sta. Vabbè. Come gusto è un po' meno buono rispetto agli altri. Cioè, è buono, ma sì. È una cosa sana. 7 più. È ovviamente meno zuccheroso. Anch'io, 7 più. No? Ci sta? Ci sta. Sei d'accordo? Grazie. Aia. Andiamo avanti? Andiamo avanti. Ci siamo ancora, non siamo nauseati né niente. No, per adesso no. Per adesso no. E... Dai, dammi un grande classico adesso. Un grande classico. Sì. Crostatine all'albicocca. Queste io ne ho mangiate non so quante. Le portavo anche a scuola con il mio succhino. Cioccolato e questa. Esatto. Forse è più buona questa. A me piace più questa, infatti. Cioccolato era ce le davano anche al pranzo prima della partita. A volte. Questo così. Ora a volte quando non riuscivano a portare la crostata ci toccavano questo. Vediamo. Poi sono belle, sono carine, dai, guardate. A me piace il fatto anche che sotto è bello duro, sì. Croccante. Tu pucci anche questa? Tutto puccio. Anzi, questo soprattutto. Viva Daniele! Sì, vabbè, tu ne sì, dai. Non ci credo. Mi erano mancate queste. Vero? Buonissime. 8,8 più. No, 8,8 li do per queste. Un grande classico. Veramente buona. L'albicocca mi piace un sacco. C'è anche quella al cacao, al cioccolato.
Che però... un po' più dura, mi ricordo che era un po'. Ah, più dura? Tu le prese tutte. Tutte. Un applauso e crostatine. Vado? Vai! Proviamo qualcosa di... che non so se ci piacerà. Pane e cioccolato al latte. Per me sarà il mio preferito questo. Questo? Pane e Nutella lo facevi tu da piccolo? Sì, però non è una roba tanto da piccolo questo. Da bambino proprio, secondo me. Sì, sì. Non so. Vediamo. No, vabbè. Hai mi graffiato tutto. Tieni, Danielson. Guarda che carino, però. Questo non so se l'ho mai assaggiato, sincero io. No. Proprio pane così. Questo va pucciato, se no è troppo all'apposo, dai. Io le metto un po' di caffè adesso. Dai, ma che caffè? Non mi sembra, io non lo bevo così da piccolo il latte. Sì, già il caffè ti mettevano i tuoi. Sì. Sì, dai. Ma Paola. Ecco, perché si è cresciuto così nervoso. Non mi fa impazzire, sincero. Neanche a me. Ti do un 6. La cosa che non mi piace è il gusto del cioccolato. Il gusto del cioccolato e la consistenza del cioccolato, ma io l'ho trovato duro. E il pane è troppo... Se ci fosse stata la Nutella dentro? Questo sarebbe stato diverso, ma è concorrente, quindi... Sì. È meno buono finora. Sì, non sei. Poi lo so. Sei anch'io. Esattamente la sufficienza. Sesta merendina, un classico. Le nastrine. Le nastrine. Con la chicca di pera e cioccolato. Esatto, scrivono ancora più buone, infatti. Delicato gusto di pera e gocce di cioccolato. Tu le pucciavi da piccolo la nastrina? Pucciavo tutto io. Vediamo. Però queste non so se le ho mai assaggiate, al cioccolato. Ho assaggiato solo la... Non c'era anche quella l'albicocca? Non l'ho mai assaggiata. Mi sa di sì. Vediamo. Sai che me la ricordavo più buona? Anch'io. Forse è questa. È secca un po'. Cioè è dura anche. Perché non è quella classica? Dici? Sì. Forse questa è quella classica più buona di questa. Sì. Mi ha deluso questa, infatti. C'erano anche le... No, questo c'è. Ah, sì. È vedi? È proprio tipica. Magari è un sapore che ci faceva da piccoli. Non ce li hai? No. È vero. Si sono dimenticati di metterla. Guarda, io ce li ho, eh. Queste sono tipiche della nastrina. Pezzi, sì, che ti scoppiavano in bocca. Io li do, sai che li do 6 come il pane. Io 6 meno anche. Il pane e le cose. Poi ti lascio un po' di retrogusto amaro, no? È sempre il cioccolato. È il gusto del cioccolato. Delusione questa! Delusione, ragazzi, quando una cosa va bene, non stravolgetela. Perché non si sa mai. Ricordate, questo è un insegnamento importante. Più che altro, le pere non si sentono. Che pere? Dove si sentono le pere? Che voce è? Siamo arrivati esattamente a metà. Come ti senti? Per adesso leggero. Per adesso bene, ci stiamo controllando sul numero di morsi, perché sennò è infattibile provarla tutto quanto. Esatto. Tutte quante. Prossima! Dai! Prossima, Daniele, ti stravolgerò la vita. Perché secondo me saranno buonissime queste. Una grossa aspettativa. Tartelle? Tartelle cuor di mela. Mai sentite, mai assaggiate, mai provate. Neanch'io, ma ti dico che ho le aspettative alte, perché a me tendenzialmente quando in un dolce c'è la mela, mi piace. Non so se la stessa cosa vale per te. Guarda come sono! Belle, ti immagini queste calde che pulsano così. Sembra buona, eh? Guardate com'è. Sembra un sole. Vai! È buona, però la posa. Non è male il gusto, eh? Buona, ma pensavo anche di più. Però la mela è buona, dentro. Io un 7 li ho da comunque. Anch'io. 7 anch'io, pieno. 7 più anche. Sì, queste me le lasci, che invece da dire Howard. Queste te le lascio, sì, insieme alle crostatine. Crostatino. Veramente buona questa, cioè, nel senso, non è eccezionale come il core cake lì, la core cake al limone, però la mela si sente, il gusto della mela è buono, è un po' alla posa, come dice Dada, forse. Sì. Per il resto, però, una buona merendina. Tu, quando facevi merenda a scuola, eri più verso il salato o dolce? Salato, ma perché in scuola mia c'era un bar che faceva... Ma che portavo da casa o che prendevo a scuola, dici? Portavi da casa. O magari prendevi un distributore. O distributore o bar andavo. C'era un bar della scuola. Alle medie? No, alle superiori. Ma io ti parlo delle medie. Alle superiori non porti un poco di X qua. porti un... Alle superiori andavi con i pangoccioli. Sì, c'era qualcuno. Al primo superiore. Vabbè, è una merenda che... Non è età sta merendina, dai. Quanti anni hai in primo superiore? 14 anni. 14 anni?
ci può anche stare. Io penso per 14, no, 14 no, ma 15 anni avevo già le schiscette di riso tonno. Sì, bravo, adesso. Ma sei secco come un cazzo. Ne mancano 6, forza. Adesso ho una richiesta. Girati e pesca tu. No, una richiesta. È arrivato quel momento. Di che cosa? Del flauto. Sapevo come l'avresti chiesto. Ho preso quello classico, perché sa che ci sono anche gli altri. Ci hanno cambiato, mi ha destabilizzato questa scelta. Hanno cambiato il pack di alcune cose. Più beige. Tipo anche questo non era così. Flauti al latte della Mulino Bianco. Qual era il tuo preferito? Latte o cioccolato? No, aspetta, ma... Ah! Ce ne sono 3 di flauti. Sì, cioccolato, albicocca. Adesso mi ricordo qual è il mio preferito. Stracciatella. Stracciatella. Sì, quello mi piaceva un sacco. Anche questo al latte. Latte e stracciatella. Tu invece? Ma cioccolato anche. Ma scusa, a scuola non facevi così? No, con queste. Con cosa? Con le qua concorrenza. Cioè, che buono. Questa è una merendina inventata dagli dèi, questa. L'odore è flauto. Sì. Il flauto rimane il flauto. È più buono. Anche alla veneranda età di 50 anni il flauto rimane il flauto. Ti do 9 al flauto, sì, non mi interessa niente. Ditemi pure quello che volete. Quale più? Ci stanno sboccando dei ricordi. Che buono. Forse è migliorato anche nel tempo. Troppo morbido. Vero? Questo bisogna finirlo. Per forza, questo. Per rispetto nei confronti del flauto. Buonissimo. Ma che morbido. Che veramente soffice. Incredibile. Cremoso, morbido. Che bellutato, ci scioglie in bocca. Dada, chiudi gli occhi e scegli tra queste. Tra queste due. Qual è l'altra? Una? Una e due. E due. Sono uguali le scatole. Questa qua a sinistra? Sì. Il pegolino. Buono questo, li mangiavo. Questi? Sì. Io no. Cioè, li ho mangiati. Non lo so. Non ti ispira? Non troppo, sinceramente. Ma è sta di cioccolato? Sì. Ah, guarda che bella. Bello sotto! Come fai a non averlo mai mangiato? Non l'ho mai mangiato. Possibile. C'ha la slap di cioccolato sotto. Tanta è roba. Anche morbido, eh. Sembrerà una torta, ti sembrerà. Ma tu lo stai dicendo solo perché ti stanno pagando. No, magari. Questo qua va proprio inzuppato sul latte, questo. Mangialo così normale prima. Vedete, prima mangiato il tegolino. Buono questo, eh. Sto per vomitare adesso, sono nauseato da tutto. 8 e mezzo, 8 più 8 e mezzo, io 8 e mezzo, dai. Io 8 e mezzo. Buono. Ricorda un po' una torta, effettivamente. Te l'ho detto, una ma torta poi, in miniatura, ma poi non è allapposo, non è asciutto, no, è senza latte questo, sì, equilibrato, ci sta. Più 15.000 euro sul conto di Daniel D'Addetta, bonificati dalla Mulino Bianco. Prossimo, Daniele, forse anche questo è un gran classico. Il Gran Crispy Mac Bacon. Anche questo, ci hanno cambiato il packaging. Cambiato il packaging, non ti piace questo cielo? No. Questo qua secondo me adesso lo troveremo, però rispetto a un tempo un po' lapposo. Dici? Invece era uno di quelli meno lapposi. Dici? Sì, perché era tutto unto. Ma una volta erano così, nelle confezioni singole? Io non ricordo questa cosa. Io mi ricordo fosse un sacchetto unico. No. Però no. Ricordo male, un falso ricordo, amici. Classiche gocce di cioccolato ovunque. Non lo so. È proprio un panino al latte questo. Sì. Quindi non è lapposo. Dai, no. E il pane, secondo me, che è un pane proprio per bambini. Io non riesco più a trarre un morso di niente. Non ce la faccio più. Con il latte va giù meglio. Tu dici anche il mio. Però, non mi piace. Però come no. Tu... Non me lo ricordavo così. Vero. O hanno cambiato il cioccolato. Qualche ingrediente. Vero. Ma tutte quelle robe che hanno cioccolato, a parte i trollini, così erano quelli prima. Cazzo erano? I trollini. Tegolini. I tegolini, che era l'unico con cioccolato buono. Sì. Ti lasciano quella sensazione. Sì, di... però quello mi dà proprio l'idea di essere, non lo so, un cioccolato da persona adulta. Questo no, invece, mi dà l'idea. Ti lascia l'amaro, sì. Sì, è vero. Non lo so. 6 e mezzo, sincero. 6. Madonna, la finanza di nuovo. È tutto un pacco. Ultimi 3, attenzione. Meno male, sto male, sto ruttando zuccheri. Queste io non le ho mai provate. Però per te che sei un musicista, forse potresti farle suonare.
le fisarmoniche. Bellissimo. Le mangiamo sempre da piccolo. Non è vero. Invece le fisarmoniche. Ma non c'erano neanche queste. Non ci... Novità pure. Allora era un altro. Era qualcosa sempre con la musica, tipo gli ukulele, non mi ricordo. Sì, gli ukulele, tua mamma, gli ukulele della Mulino Bianco. Novità mai, tra l'altro. Mai viste. Le fisarmoniche. Volevo incularti, mi hanno scritto novità. Hanno lo stesso colore di pelle. Eh sì. Queste sono total black, tanta roba. Mia. Ricorda quell'altra merendina, i 5 cereali della Kinder. Kinder 5 cereali, ricordo un po'. Della Kinder? Sì, della Kinder. Sì. Sì, quella scura. Vero. E il sapore è uguale, è lo stesso. Simile, sì. È uguale, secondo me è lei. Pronto? Dai, è un po' piatta questa. È un po' più cioccolatosa questa. Un po' più cremosa all'interno, vero? Però io gli do un voto alto quest'anno. È buono questo. È molto buono. Sì. Questo gli do un bel 8. 8 meno. 7 più. Merita col latte. Merita. Col latte è devastante. Merita più di 7 e mezzo. 8 meno meno. 8 meno io. Tu 8 meno. 8 meno. Una bella novità c'è da dire comunque. Complimenti ai ragazzi. E le fisarmoniche. Fisarmoniche. Sono anche belle da esteticamente. Daniel, sono ultime due. Vuoi quella sana adesso o la lasciamo per ultima, quella sana, tra virgolette? Voglio adesso la sana e finire con una schifezza. Va bene. Cornetto integrale alla nocciola. Leggi bene. Questo è buono. Dici. Vediamo. Questo non te lo voglio schiacciare, però veramente sembra. Qualcosina. Ah sì, questo mi faceva il fa adesso, dai. Però non tanto, pensavo di più. In faccia, Mi incazzavo quando esplodevano. Bene. Cioccolato, la nocciola integrale con nocciola. Cornetto. Cornetto integrale alla nocciola. Questo secondo me... Non lo so. Sì, secondo me sì. Ma tu hai una tecnica per iniziare? Sì. Dai, non è male. Adesso siamo indegnati di qualsiasi cosa. Però io gli do un bel 7,5. Non è all'apposo, è sano. Ha la nocciola, ha molte proteine, grassi. È equilibrato. 7 più io. 7 più, ma forse perché anch'io sono schifato. Non schifato, sono sdegnato. Sdegnato da tutto in questo momento. Troppo 14. Tu stai esagerando. Una volta facciamo i video con 8 robe. Ma perché se devo mettere? Proviamo tutte le merendine. Poi sei passato a 10, a 11. Adesso 14 stai esagerando. Perché poi la gente scriveva, ma non avete provato, E invece, silenzio! Tu fatti furbo. Fai due video così monetizzi di più. Sì, vabbè, 7-7. 7-7. Ultimo. Ma siamo arrivati per importanza, ma perché non ne possiamo più. Plum cake al cioccolato. Abbiamo lasciato proprio il più allattante. Perché non l'hai preso normale questo? Volevi il cioccolato? Volevo un cioccolato. E se ci sa, cioè se mi rovini il gusto del plum cake che è sacro, perché l'hai preso? No, qua dai, ci sono solo delle goccine. Non è la stessa roba. Dici! Ti vedo che stai ruttando. Sto male, cosa devo fare? È duro cazzo, Vedi, con il cioccolato. Vai. Abbiamo un prosciutto, ma come fa? Come facevamo da piccoli? Avevamo una salivazione diversa. Dici? Tutta una saliva era. Che schifo. Troppo la. Io non riuscirei a finirlo senza bruciare. Pensa che questi li mangiavo anche quando li fumavo. Quando ero fatto, come ho fatto a sopravvivere? È vero, è impossibile, già non hai saliva. Appunto, sai che sei proprio... Come facevi? Che ti incastra qua. Questa potrebbe essere una prova, Lanciamo un trend su TikTok. Sì. Mangiate un plum cake da fatti e taggate Riccardo e me nei video. Se sopravvivete, però. Gli do un 6,5, sincero. Io gli do 7 per la nomea e la storia che ha del passato. Adesso! Il plum cake è plum cake. Però adesso non riuscirei a mangiare. No, adesso no, sincero. Termina qui ufficialmente il nostro percorso all'interno del mondo delle brioche del Mulino Bianco. Sei soddisfatto? Sì, dai. Dopo un po', ovviamente, il nostro voto può farsi fottere perché non siamo più in grado di intendere e volere. Però le più buone che abbiamo assaggiato... Il tegolino, sincero, la quarter cake lì, con il limone e il flauto.
E Flauto. Flauto in loro tre. Flauto primo in classifica. Flauto primo in classifica. Un applauso comunque alla Mulino Bianco. Tanta tanta roba. Ragazzi, vi ricordiamo di scrivere qui sotto nei commenti la vostra merendina preferita, sempre dal Mulino Bianco. E Daniel, soprattutto se volete che assaggiamo i biscotti, come hai detto prima. Scusate, i biscotti, scrivetelo. Io ti ringrazio. Grazie a te. Ragazzi, grazie a voi. Vi salutiamo, vi ringraziamo e ci vediamo prestissimo con altrettanti contenuti. Adios e hasta luego.